Il sistema dell'affidamento dei minori disagiati in Toscana funziona e le criticità del Forteto altrove non vi sono. A dirlo è Mugnai, il presidente della commissione speciale sull'affidamento dei minori istituita dal Consiglio regionale dopo i fatti del Forteto, la comunità di Vicchio che accoglie bambini provenienti da situazioni disagiate. Per la commissione però, in quel caso specifico, si sono evidenziate delle falle nel sistema di tutela dei minori. Ebbene, per 30 anni le istituzioni, non tutte, alcune, che hanno responsabilità in materia di affido, anziché sollevare quei minori da situazioni difficili per portarli ad esperienze migliori, più serene, li hanno collocati in una struttura dove già vi erano state peraltro sentenze di condanna passate in giudicato per reati specifici. La commissione ha lavorato per 6 mesi, 23 sedute e 53 audizioni di persone coinvolte per capire i fatti e accertare che situazioni analoghe non potessero ripetersi in Toscana. Ora il presidente della commissione ha chiesto alla regione di esercitare la sua azione legale. L'unico modo secondo me possibile per chiuderlo è per far capire chiaramente che non si sta dalla parte delle vittime e che la regione si costituisca parte civile nel procedimento penale attualmente in corso. I commissari durante la conferenza stampa non hanno esitato a definire la comunità di Vicchio, dove sono passati negli anni 55 minori, la tana dell'orco. I bambini venivano sistematicamente violentati, obbligati ad avere rapporti sessuali omosessuali con le bambine e con le bambine, soprattutto per evitare che poi potessero sviluppare interesse per l'altro sesso. Con i genitori affidatari venivano pestati, riempiti di botte, tant'è che diverse bambine ci hanno detto: ero talmente concia che per 2 o 3 giorni, 4, non sono potuta andare a scuola finché non mi hanno truccata col correttore. Venivano privati di ogni minima libertà.